Bonjour, bonjour, ci siamo appena svegliati e andiamo a fare colazione. Oggi purtroppo è l'ultimo giorno, nel senso che partiamo oggi, quindi quando torniamo in camera potremo ancora farci il bagno e dopodiché dovremo, anzi andiamo a pranzo e dopo pranzo torniamo a casa e facciamo la valigia e poi partiamo pomeriggio. Tra l'altro abbiamo uno scalo a Dubai di 12 ore. Immaginatevi lo scalo più lungo della mia vita. Per fortuna abbiamo la lounge in cui possiamo stare, che è molto tranquilla e ci sono anche tipo dei letti, ma c'è anche shopping molto interessante. Nell'aeroporto di Dubai c'è Chanel, c'è Hermès. Quindi mi sa che faremo dei danni oggi. Questa è la nostra colazioncina. Io come al solito ho preso i fiocchi di avena, oggi non c'era il latte di mandorle, quindi ho preso il latte di riso, però mi piace molto di più quello di mandorle, e poi succo d'arancia. E Tomas invece ha preso una colazione americana, sembra oggi molto affamato, con due uova all'occhio, bacon e pane. E succo, cosa hai preso? Succo all'arancia. E succo all'arancia. Andiamo. E altra cosa che faremo, come promesso, lanceremo queste bellissime conchiglie nella loro casa, in mare. Sono davvero bellissime. Bellissime. Ciao Pupetto. Pupetto. Ciao. Come l'acqua? Adesso Super come sempre. arrivo anch'io. Adesso arrivo. Vai, vieni, vieni. È bello che partiamo di pomeriggio, possiamo farci ancora il bagno, eh? Ok, ne mancano ancora poche e ne abbiamo lanciate tutte. L'ha fatto, lanciate tutto in mare e adesso mi lancio in mare anch'io. Sono fatta un bagno, è stato bellissimo, ma voglio assolutamente tornare in acqua. Mi dispiace tantissimo andare via. Comunque tra un po' andremo a pranzo. Mitico Pupetto, guardate l'outfit o l'outlet di Pupetto, l'outfit di Pupetto mentre andiamo a pranzo. Molto vacanziero. Bello, eh? Ci godiamo anche le ultime ore noi. Sempre in piena. Questo è il nostro pranzetto. Io ho preso la pasta con un sugo, non mi ricordo il nome. Comunque c'è il pomodoro, il basilico. Io ho messo un po' di peperoncino e poi c'è anche il formaggio. E Tomas invece ha preso il tonno grigliato con l'insalata, carota alla julienne, pomodori e anche un po' di pomodorini sul tonno. Ok, siamo praticamente pronti. Io devo solo finire di asciugarmi i capelli. E stiamo abbandonando la nostra stanza. Sig. Comunque credo che abbiamo svuotato tutto. Patato sempre in versione holiday. Sì, però holiday scura, per cui Ah, holiday scura. serale. Ah, serale o triste perché è il giorno della partenza? Diciamo per questa zona un po' triste, perché qua i colori sono più accesi. Sì, infatti, anch'io sono vestita tutto di nero. Siamo in lutto perché ce ne andiamo praticamente. Comunque, questo è lo zaino. Abbiamo svuotato tutto quanto. Lì ci sono i salvagenti, non sono nostri. Abbiamo svuotato tutto. Devo solo prendere il forno, asciugarmi i capelli. Dopodiché si parte. Sig. È la tristezza di lasciare questa camera. Posso farvela immaginare. Ah, ciao cameretta, ma torneremo il prossimo anno. Ciao ciao, comunque Maldive, ci vediamo tra una settimana neanche, quindi. Ciao ciao Maldive, ci vediamo prestissimo. Tra una settimana esatta siamo di nuovo qua, il che rende il tutto meno triste. Vai, vai, vai.
Ah, e da qui partirà il nostro aeroplanino. Siamo quasi pronti per partire, questo è il mini aereo. Ciao Maldive, non voglio andare via. Yes, yes, guarda che mare bellissimo. Non vedrò di tornare. Siamo all'aeroporto di Malé con questa macchinetta. Ciao Pupez. Ciao. Stiamo andando verso il nostro gate, verso il nostro aereo, che è tipo zona industriale, tutto in costruzione. Siamo quasi arrivati comunque. Questi sono i nostri posti. Ciao Pupetto, sei comodo? Immagino di sì. Faccio vedere un po' meglio. Eccoci qua. Ci siamo sistemati. Questo non so se vi può interessare, ma questi sono i sedili. Qui abbiamo messo le cuffiette. Però se vi può interessare un telecomando, cosa? Ah, tipo? E la disponibilità. Sì. Sì. Fare. Ah, il padrino. Con in prima linea chi? Chi? Al Pacino. Aha. Mio mito. Dovete sapere che purtroppo mi è toccato vedere questo film almeno 10 volte. Ma sono sopravvissuta a tutte le ragazze costrette a vedere questo film. Sono con voi. E chi tutti Rambo sono con voi. Batti 5 ce l'abbiamo fatta, possiamo farcela. Adesso facciamogli vedere tutte e 10 le stagioni di Sex and the City e i due film, due o tre, tutti con voi. Ma guarderemo anche insieme Beverly Hills. Noi abbiamo già visto un po' di gioco, però pensi che siamo arrivati qua da qua. Non l'abbiamo mai finito. No. No. Vi prego, abbi pietà. Non mi piace partire da questo... Non mi piace che mi abbiano servito il champagne, ma soltanto super arancio. Io adesso come faccio a farmi passare l'ansia dal volo? Aspetto il decollo, e questa è la nostra cabina. E la business class, ma lì c'è la first class, che sono cabine singole private, sono tipo delle mini stanzine private e c'è super privacy. Non so se si riesce a vedere tantissimo, lì c'è la first class. Quando siamo atterrati a Malé, ti ricordo, siamo andati un attimino a vedere la first class ed è fighissimo, cabine private con un vasetto di fiori, molto figo, costano soltanto 20.000 euro al posto. Sì, siamo decollati e io sto malissimo come al solito, solita ansia, ansia. Mi rendo conto perfettamente che volare è il mezzo di trasporto più sicuro, il problema è che non mi aiuta a stare meglio, quindi ho provato di tutto e questo è quanto. Sicuramente non mi faccio fermare dalla paura, continuo a volare, non voglio che la paura mi blocchi, già l'avevo detto, ma non mi faccio sicuramente bloccare dalla paura e non voglio che la paura mi precluda un sacco di possibilità, cioè vedere il mondo, viaggiare è la cosa più bella del mondo, io amo vedere posti nuovi, viaggiare è la cosa che preferisco e amo il mio lavoro per questo, però ogni santa volta sto male e non, cioè è una cosa che non ha soluzione, cioè non passerà mai evidentemente. Inizialmente quando facevo i primi viaggi per lavoro mi dicevano no, ma vedi che poi quando ti abitui ti passa, e adesso che ho letteralmente viaggiato il mondo in lungo, in largo, a destra e a sinistra dall'Europa, mi rendo conto che non è vero, cioè
recentemente, cioè quando siamo in quota e l'aereo non ha turbolenze, sto bene. Invece durante il decollo sto male. All'atterraggio è già un po' meglio, anche se comunque non sono tranquilla, però il decollo è odio, detesto. Ogni volta stretterò la mano e mi dico la prossima volta vado in nave, cioè prendo la nave, vado in barca, vela, cioè piuttosto a nuoto, questo non volare. Adesso siamo qua, questo volo credo 4 ore e mezzo, facciamo male, abbiamo avuto 45 minuti con il piccolo aereo dalla nostra isola alla capitale delle Maldive, Malé. Ora siamo partiti con l'aereo, siamo con gli Emirates, siamo partiti per Dubai, facciamo scalo Dubai, come vi dicevo prima, 12 ore a Dubai, non so bene cosa faremo, se si può uscire dall'aeroporto o no, e ci vuole un visto comunque teoricamente, quindi dobbiamo vedere che cosa fare. Il bello è che Tomar si sta guardando il padrino, tutto tranquillo, con le cuffiette, contento, lui si gode, io lo invidio un sacco, io se voi siete tranquilli quando volate, vi piace, io vi invidio tantissimo, perché a me invece prende tipo proprio una specie di nodo allo stomaco e non mi passa, praticamente sì, quando sono in foto sì, però è dura, è davvero dura. Guardate che carine le lucine sul soffitto, sembra un cielo stellato, è bellissimo. Questa è la nostra cena, credo, non so più nemmeno che ora sia, e ci sono anche un po' di turbolenze, non so se notate i bicchieri che oscillano, quindi sono anche un po' impanicata. Comunque questo è hummus, ed è un piatto tipico arabo, ed è riso con pollo, verdure, pomodoro. Poi questo pane non ben identificato, sembra buono però. E poi altre salsette, carciofi. E questo che cos'è? Mary food, mango pico. Ah, sono tipo mango sott'aceto, può essere? Non sembra molto invitante, comunque. Secondo bicchiere di champagne. Ormai hanno capito che devono portarmi champagne in quantità industriali. E per dessert, molto interessante, c'è la mousse al cocco. Wow! Siamo stati tipo per 4-5 ore in aeroporto. Non so nemmeno raccontarvi le vicissitudini perché ci metterei 2 ore, veramente. Comunque, alla fine è venuto fuori che c'era un'altra business lounge, boh. Guardate, lasciamo stare che è meglio, cioè ci sono un sacco di posti per dormire nelle business lounge, però sono tutte piene e boh, quindi non mi addentro neanche nelle vicissitudini che abbiamo avuto, perché altrimenti sembra che mi lamento sempre nei video, ma a volte succedono queste cose che ci fanno arrabbiare tantissimo. E alla fine siamo venuti in questo hotel che è all'interno dell'aeroporto e quindi dormiremo qua. Peccato che appunto se ci risolvevano tutte le cose prima non aspettavamo 5 ore per venire qua. Comunque questo è quanto, poi si tengono anche il tuo boarding pass, non capisco perché, cioè, boh. Comunque questo è quanto, adesso andiamo a dormire, siamo veramente distrutti, ma in realtà la giornata non finirà perché continuerò probabilmente domani a filmare l'ultimo pezzo quando torneremo a casa, non lo so, credo di sì. Bacio, buonanotte. Ci siamo, ce l'abbiamo fatta. È la mattina dopo rispetto a quando ci avete visti ieri. Abbiamo dormito tipo 4 ore nell'hotel, pochissimo, ma siamo super carichi, pronti per tornare a casa. Questo è stato il mio danno fatto in aeroporto, il mio shopping, che vi farò vedere presto di che cosa si tratta. Vi dico solo che non ci stava nella scatola. E siamo pronti per partire. Stiamo per decollare, ragazzi. Stiamo per decollare. Qui abbiamo impostato il massaggio sulla sedia. Si possono scegliere un sacco di diversi tipi di massaggio. Di solito metto normale o wave. E si può anche regolare l'intensità e la velocità.
È fighissimo questo motel. Hai visto che è praticamente vuoto qua? Cioè, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Guarda che lungo. Infatti abbiamo più di 6 ore di viaggio. Pensavo 7. No, 6 ore è qualcosa. Il momento che più detesto sta arrivando. Che ansia. Guardate Tommaso, lui è tutto contento. Hai paura del decollo? Ma hai paura un tubo, non ti frega niente. Ah, e gli piace addirittura, beato te. Beato te. Il punto che non mi piace è cadere con l'aereo. Ah beh, grazie, non credo che piaccia a nessuno. Sì, però per questo accelerare l'accelerazione. Cadere con l'aereo non mi piace. L'accelerazione ti piace di brutto, però sì, ti diverte. Sì. Comunque questi rumori sospetti, se li sentite, ci tengo a precisare che non sono io, ma è la sedia che vibra, ogni tanto fa drrr, drrr, drrr. Ma è solo la tua, no? Sì, solo la mia, non so perché, perché la mia non fa niente. Vabbè, ho la sedia che ha la flautulenza, cosa vuoi che ti dica? Siamo decollati. Il mare è meraviglioso. Solo sabbia. Molto bello, devo dire. Sono felice perché la partenza è stata super positiva, nessuna turbolenza e siamo andati proprio lisci, lisci, lisci. E vai. Non ho filmato l'antipasto, il primo, ma vi filmo il dolce ed è una torta alla mousse al cioccolato con una salsetta di lamponi o ciliegie mi sembra. Poi ci hanno dato dei cioccolatini. Solito bicchiere di champagne, non può mancare, e sto guardando un film fichissimo che è di Agatha Christie, si chiama Crooked House, mi sta piacendo molto. E Tomas ha preso la frutta. Anch'io cioccolatini. E cioccolatini. Me li ho dati loro. Non li hai chiesti, ci no. Teniamo a sottolineare. E quello fondente a chi lo dai? A me. Codatone. E Tomas sta guardando Il Padrino 2. Ieri abbiamo visto l'1 e adesso il 2. L'abbiamo visto, ho visto. Oh, hai visto, sì. Grazie al cielo non mi è toccato vederlo anche a me. Che pacco di film. Ti dico, è molto più bello l'1, eh. Sì, bello. Come sì. Con tutti i film. Questo è il mio ufficio di oggi. Praticamente ogni giorno abbiamo un ufficio nuovo e questo è l'ufficio di oggi. Praticamente il letto dell'aereo è... Eccolo qua, il mio computer, sono pronta al montaggio dell'ultimo vlog delle Maldive, l'ultima giornata piena che abbiamo avuto lì, poi ci sarà anche il vlog della giornata in cui partiamo, che siamo stati comunque mezza giornata lì al resort e siamo partiti pomeriggio. Quindi mi metto al lavoro, mancano ancora 3 ore circa, sì, 3 orette all'arrivo. Quindi sì, mi metto al lavoro, mancano circa 3 ore all'arrivo, quindi dovrei farcela in tempo per finire il montaggio e poi cerco di caricarlo non appena arrivo a casa questa sera. Classiche parole di Tomas, io non mi addormento mai in aereo, mai. Stiamo per atterrare e qua davanti a noi c'è Venezia, adesso la vedrete spuntare. È proprio lì e sono riuscita anche a vedere il campanile di San Marco. Adesso si vede. Venezia. È sempre bellissima Venezia. Ci siamo così arrivati. Guarda quanto si vede bene il campanile di San Marco, mamma mia! La stazione. Però c'è bel tempo anche in Italia, eh? Anche se non ci sono i 30 gradi delle Maldive. Lo vedete il campanile di San Marco? È proprio qua.
cavolo, si vede benissimo. Incredibile, che voglia di passarci. Passarci una giornata e fermarsi qua. Bellissima Venezia. Eccoci, stiamo aspettando le valigie da Dubai. Stanno arrivando. Siamo tornati a casa, Tomas. Ah già, ma non credo che questo sia il posto ideale per quella ghirlanda, patatone, non te la prendere, ma lo so, anch'io ho molta nostalgia delle Maldive e delle ghirlande. Volevo farvi notare che la gatta non è venuta nemmeno a salutarci, evidentemente molto arrabbiata. Ciao gatta, buongiorno, se mi devono usare per 2 ore perché magari sono un'altra persona, fingo di essere io. Gatta? No, grazie. Ti posso anche accarezzare? Grazie, gatta Stellins. Gatta Stellins? No, basta, ok. Ah no, ancora, ancora. No, basta. Gatto Denver! Gatto Denver! Il mio carino rullo bianco! Oh, buongiorno, gatto Denver, buongiorno. Tu sei venuto subito a salutarci. Che sei un carino tutto bianco. E un po' grancione. Sei tutto bianco. No, mi sei mancato, caro Denver. E gatta Stellina, la mia gatta Stellina, mi sei mancata, gatta scoiattola. Ma sei sempre più cicciona, gatta Stellina. Sei sempre più cicciona. No, la gatta Stellina, la mia Stellina, la mia Stellina. Ah, questo vuol dire coccolami. Ah, questa gatta scoiatolina, la mia gatta Stellina. Guarda che pancia che c'hai, guarda che pancia che c'hai. La mia Stellina, scoiattolina, Stellina, Stellina, Stellina. Sei la mia gatta Stellina? Sei la mia gatta Stellina? Io lo so che ti sono mancata, io lo so che ti sono mancata. Anche tu Stellina mi sei mancata. Mi è mancata la mia gatta Stellina. Dove sei, gatto Denver? Va in giro e piange. Gatto Denver? Gatto Denver? Sono qua, gatto Denver? Oh, eccoli qua. Sei l'uro bianco? Sei il mio grino l'uro bianco? Sei un poco bianco? Anzi, tanto bianco e un poco arancione. Tutto bianco. E se ne va pure lui. Ok. E volevo farvi notare anche l'albero di Natale, ma... credo che siamo giustificati perché siamo andati via di casa praticamente il 7 gennaio mattina presto e quindi non abbiamo avuto il tempo di smantellare tutto quanto e adesso ci ritroviamo il 23 gennaio sera a tornare a casa a vedere tutto addobbato, lì c'è anche il presepe. Vorrei farvi notare il presepe e non credo che oggi ci metteremo a smantellarlo perché dobbiamo svuotare le valigie. E io adesso tra l'altro devo anche montare un video perché abbiamo trovato un sacco di traffico. Ci siamo dovuti fare da Venezia a Trieste, praticamente tutta la statale, perché l'autostrada era tutta bloccata, quindi ci abbiamo messo un sacco e adesso siamo veramente veramente stanchi. Quindi penso che smantelleremo le valigie, svuoteremo le valigie e andremo a nanna. Quindi vi do già subito la buonanotte, spero vi sia piaciuto questo video anche se in viaggio, e da oggi almeno per 6 giorni ricominciano i vlog da casa, quindi, e poi di nuovo Maldive, poi Parigi. Quindi bacio grandissimo, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Pupetto, vuoi salutare anche tu? Ciao a tutti! Ciao, Pupetto abbronzato! Ciao!